Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Parola di Dio. Carissimi amici di Lacrime d'Amore TV, ben trovati. Il tempo pasquale sta ormai per finire. In questa domenica celebriamo l'Ascensione, che cronologicamente dovevamo festeggiare giovedì, ma viene spostata ormai da parecchi anni alla domenica. E in questa domenica la parola che vi voglio donare è la parola tutti i giorni. Il Signore ci ama di un amore eterno, un amore che è da sempre e per sempre. E su questo amore eterno e su questa eternità del suo amore noi non possiamo avere dubbi. Egli veramente ci ama. Ma l'eternità di questo amore egli ce la rivela proprio nella quotidianità. Tutti i giorni. Cioè non c'è un giorno della mia vita in cui il Signore non si prende cura di me. Non c'è un giorno della mia vita in cui io sono orfano, richiamando il Vangelo di domenica scorsa. Ma Egli sempre si china su di me, mi rialza dalle mie fatiche, mi rialza dal mio peccato, mi rialza dalle mie paure. Io sono con voi, questa è la nostra forza. E non è solo una presenza così spirituale, è una presenza reale. Egli è con noi, solo che noi non ce ne rendiamo conto. Egli è con noi realmente, è con noi realmente nell'Eucaristia, è con noi realmente nei sacramenti, è noi realmente nella Sua parola. È con noi realmente nella Chiesa, ma è soprattutto realmente con noi nei nostri fratelli. È lì che Egli ci incontra tutti i giorni. Alla fine dei tempi saremo giudicati sulla nostra quotidianità, cioè se siamo stati capaci di incontrarlo giorno per giorno nella nostra vita, nel volto dei fratelli. Allora, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine di questo mondo. Da un lato è la certezza che Egli non ci abbandona, che è sempre con noi, ma dall'altro lato è anche l'impegno che noi dobbiamo avere di incontrarlo, di ricercarlo, di amarlo quotidianamente. E dicevo, nell'Eucaristia, negli altri sacramenti, nella parola, nella Chiesa, nella preghiera, ma soprattutto dobbiamo incontrarlo e amarlo. E con i nostri fratelli. Buona domenica a tutti voi.